Salve a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Boban Pesov e oggi parleremo di Sanremo. Finalmente è finito, tra polemiche e discussioni sui social. Ormai la vittoria di Mahmood è diventata una questione anche politica, a quanto pare. La cosiddetta sinistra dei salotti viene accusata di strumentalizzare la vittoria di Mahmood, definendolo un pochino un simbolo di quella che è l'attuale situazione politica italiana per quanto riguarda temi delicati come l'immigrazione. E dall'altra parte invece abbiamo quella che è ovviamente la destra, ma soprattutto la fan base di Salvini e lo stesso Salvini, che definiscono la vittoria del ragazzo una sorta di piccolo trucchetto da parte della casta e dei sinistroidi perbenisti che vogliono in qualche modo dare un messaggio forte per quanto riguarda l'immigrazione. Ok, interessante, ma andiamo con ordine. Personalmente la canzone la trovo poco interessante. Diciamo che ripercorre un pochino il filone alla Gali. Tratta un argomento ancora più semplice, il rapporto tra padre e figlio. Basta, niente di più. Ma questa vittoria fa comunque discutere. Attenzione, ha vinto il Festival di Sanremo. Mi immagino una sorta di barra che misura il livello di trigger da parte soprattutto della fanbase salvignana. Si chiama Mahmood. Madre sarda. Padre egiziano. Ok, nella canzone tira fuori parole come Ramadan. Ad un certo punto soldi, 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 sale sempre di più e all'improvviso canta anche in arabo. Esplode il triggermometro. Chiamiamolo così. Però l'anno scorso non c'è stato tutto questo casino perché uno dei due vincitori è di origine albanese. Scusate, non siamo mica negli anni 90, ormai gli albanesi non sono più un problema. Ma concentriamoci sulla parte social. Perché il nostro Salvini, il nostro capitano, tra un selfie e l'altro mentre si mangia la carbonara e si prova i suoi vari outfit, se ne esce con il suo giudizio. Basta un poco per riuscire a far esplodere i bassi fondi della sua fanbase. Leggiamo il suo post. Mahmood, la canzone italiana più bella. Io avrei scelto Ultimo. Voi che dite? Tutti questi puntini di sospensione, lo dice anche il buon Dario Moccia, metticelo un punto di sospensione. Salvini, ne hai messi pochi. Però io lo interpreto così. Salvini non ha detto nulla di così estremo. Ha espresso solamente un giudizio. Però questi puntini di sospensione è come dire... lascio fare a voi. Dovete essere voi a trarre le vostre conclusioni. Puntini di sospensione. Vi lascio tutto questo spazio per interpretare la vittoria di Mahmood. Ah, ho letto dei commenti, ragazzi, che sono... come ad esempio questo. Tutti che fate goduria. Per il vincitore del Sanremo. Solo questo vi ha rimasto. Tanto il ministro dell'interno è Matteo Salvini. Prima di tutto, cioè, potete rosicare ancora. Secondo, ho sentito la canzone adesso nel TV. Questa è sfottere Salvini, ma la canzone italiani. Tanto di questo vincitore tra 10 e 20 anni non si ricorderà più nessuno. Ok, neanche fra un anno in realtà. Però, complimenti per... questo è interessante. Possono usare la canzone per lo spot del reddito di cittadinanza. Soldi, soldi... Beh, non male come idea. Di Maio? Lo potrebbero anche usare come una sorta di slogan per farsi restituire i 49 milioni, ma... sono altri discorsi. Come ho detto prima, puntini di sospensione lasciamo dedurre al popolo. E questo loro riescono a dedurre. Che è tutto fatto pro-immigrazione, come sempre. I veri sciacalli sono loro. Andiamo avanti, andiamo avanti. È la prova che dietro Sanremo c'è una sporca manona politica della sinistra. Dedurre, dedurre, punti di sospensione. Lali Tizzetto oggi a Radio DJ ha detto: deve vincere Mahmood per il coraggio di cantare in arabo al Festival della Canzone Italiana. Ok, questa è una stronzata. Se l'ha detta Lali Tizzetto, la trovo veramente una stronzata, perché è una canzone, punto e basta. Perché bisogna per forza andare a scavare a fondo e dare inutili meriti solo per riempirsi la bocca? Ha cantato anche una strofa in arabo. Perfetto, va benissimo. Ma questo è bello. Chissà se Toto Cotugno avrebbe vinto al Festival della Canzone Araba con solo un italiano. A parte che Toto Cotugno all'epoca vinse l'Eurovision.
La sua canzone è diventata famosa in tutto il mondo, perfino in Macedonia, ragazzi. Cioè, mio padre conosceva Toto Cutugno. Di cosa stiamo parlando? Punto di domanda. Grande Salvini, il voto deve essere libero e non strumentalizzato. Dittatura comunista. Puntini di sospensione. Prima di continuare con i nostri commenti meravigliosi, vi ricordo che il 23 febbraio a Catania, presso il teatro Ambasciatori, ci saremo io e Don Alemanno, l'amico sardo, che presenteremo la seconda data di Dislike, il nostro spettacolo satirico e stand-up dove andremo ad analizzare quelli che sono i fenomeni degli hater e dei leoni da tastiera, un po' come questi che stiamo vedendo oggi. Quindi mi raccomando, vi divertirete, ne sono certo, ci faremo grasse risate, trovate link in descrizione per ordinare i biglietti. Avremo anche ospiti i nostri amici Player Inside, e in più il ricavato andrà in beneficenza per aiutare tutte le famiglie che sono state danneggiate dall'eruzione dell'Etna di qualche mese fa. Quindi vi raccomando, venite tantissimi, ok? Amici catanesi, non deludeteci, contiamo su di voi. Facciamo un po' di gossip spicciolo. Il nostro Salvini non ha fatto i conti con la sua ex fidanzata. Mahmood ha appena vinto il Festival di Sanremo. La dimostrazione è che l'incontro di culture differenti genera bellezza. Dio mio, ora sapete che io non provo simpatia per Salvini. Ma carissima Isoardi, amica mia, fino a ieri avevi le sue palle in faccia. Perché parli? Perché? Però ragazzi, sotto il post di Salvini ne potete trovare altri migliaia di questi commenti e sono tutti ripetitivi, uguali. Ormai la gente si è fatta questa idea. Punto e basta. Ma qui c'è anche la questione della bufala. Avete presente Saulini? Il pallaro dei social, il super bumper, praticamente un personaggio palese troll di Facebook che ogni volta che succede qualcosa o c'è un avvenimento che fa discutere i social, lui all'improvviso diventa o un testimone o un diretto personaggio coinvolto in quella vicenda, travestendosi in qualche maniera e sparando una marea di cazzate. Oggi lo vedete ultra della Juve che racconta una testimonianza, il giorno dopo lo vedete vestito da protezione civile che ne racconta un'altra, e in questo caso si è spacciato per un giornalista che faceva parte della giuria specializzata che ha votato come vincitore il buon Mahmood. Ma un giornalista pentito che racconta di essere stato pagato dalla sinistra, che è stato in qualche modo obbligato a votare Mahmood per dare un messaggio forte per quanto riguarda l'immigrazione e sconfiggere l'odio, e un insieme di cazzate che ha fatto triggerare malissimo il popolo, la fanbase più incazzata, gli italiani che stanno sui social. Oh, meraviglioso. Complimenti al Mr. Bumper Saulini. Prima o poi ce lo vedremo vestito da iceberg e dire che è stato lui a buttare giù il Titanic. Secondo me qualcuno riuscirebbe perfino a crederci. Ok, la bufala ha fatto il giro dei social e ha colpito in pieno. È riuscita a convincere delle persone. Nonostante il palese troll, tanti hanno creduto che fosse vero. Beh, diciamo che è una buona campagna politica non voluta da parte di Salvini che gli porterà tantissimi voti alle prossime elezioni. Sembra una cazzata, ma è così. E allora cosa ho fatto? Non mi sono messo a leggere i commenti, perché erano tantissimi. Ragazzi, questo video ha fatto quasi 200.000 condivisioni. Ok? Sono andato a vedere proprio quelle, le condivisioni. Ne ho viste solo 100 di queste 200.000. 100! Tantissime condivisioni non erano neanche commentate, erano solamente condivisioni e basta. Quindi non so se queste persone ci credessero alle cazzate del video oppure no. Ma una buona parte, ripeto, 100 condivisioni. Non sono andato oltre. Andiamo a leggere. Non dovevi votarlo, adesso cosa hai concluso? Dici che perderà il posto lo stesso. Dovevi rifiutare di votarlo e poi fare questo testimonianza. Per me sei un codardo. A casa uno si dice vergogna. Capitano Salvino, aiutaci tu contro la sinistra e i negri. Please, please, please. Sembra un po' Razzi. Potrebbe essere Razzi, dati gli ultimi risultati in Abruzzo. Allora,
in Egitto, i nostri ragazzi li ammazzano. Dove? E non ci danno nemmeno spiegazioni. E noi che facciamo? Premiamo gli egiziani, senza disturbare neanche l'ambasciatore in Italia. C'era fa aspettarselo. Le quattro legislature della sinistra senza la decisione del popolo e servirà a mettere le loro pedine nei posti cardine. Grazie Napolitano! Ma cosa c'entra? Ormai è un vecchio lì, un po' mezzo rincoglionito magari. Sempre condividendo il post del nostro giornalista Farlocco, sentite come hanno fatto vincere uno straniero da quella faccia dei pidioti, ma fate proprio schifo. E ormai è un mondo che ha rotoli, dove anche nelle cose più semplici è implicata la corruzione e il potere. È tutto un complotto, un complotto! Questo sicuramente è un grillino. Il PD è rotto! Basta! Basta! Renzi, dimettiti e vattene a casa! Governo di ladri non eletto dal popolo! Ma dove cazzo vivi? Ma Renzi, ma cosa cazzo c'entra? Ma poi dimettiti, da cosa? Da cosa poi? A casa e ridateci i soldi dell'UNICEF rubati ai terremotati. E poi conclude con un bel ladri! Ah, ok, le 5 stelle. Secondo me questo è un grillino che non ha più aggiornato la pagina del blog di Beppe Grillo. Cioè è praticamente rimasto su un articolo fisso lì dal 2014 e non si è più mosso. Se no non ci sarebbero altre spiegazioni. Sei un gran giornalista, onesto. E io e la mia famiglia siamo con te. Tu il lavoro non lo perderai. Fatti sentire su Facebook. Noi ti seguiremo e lotteremo per te. Ciao. Cioè praticamente sto qua addirittura lo sostiene. Cioè sono diventati i suoi follower. Non lo so, domani state attenti che questo ex giornalista all'improvviso si scopre essere magari, non lo so, l'uomo delle nevi, e durante il delitto di Cogne lui era lì a guardare e ad osservare Anna Maria Franzoni mentre stava turcitando il suo bambino. 100%. Ma voi continuerete a seguirlo. Non ce la faccio. Perdi il lavoro, almeno il prossimo che ti assumerà saprà che hai le palle. Gli italiani non sono deficienti, anche se a volte lo fanno credere. Sì, Ci sono arrivato io, guarda che bravo. Io come tantissimi altri, almeno spero. Cioè, speri che tu ci sia arrivato o che ci siano arrivati tantissimi altri? Vadano a farsi fottere Renzi e contorni di sinistra. Quello Mohamed, come cazzo si chiama, vada a farsi il culo e si trovi un lavoro manovale. Che come cantante fa cagare, come tutto il festival. Tenetevi forti, vi prego. Questa è pura camorra. E poi parlano di Napoli. Siete la vergogna d'Italia, quella della sinistra. A mangiatoia e bacia. Non sono razzista, ma questo schifo non dovrebbe esistere. E così anche la giustizia. In tribunale, chi sta al potere è camorra, loro sono la faccia dell'Italia. Vergognatevi. Una vergogna, speriamo la sinistra e la destra distruttori italiani sparissimo dalla politica italiana e merda ci vuole rivoluzione. Compagno, siamo tutti con te. E concludiamo con... Chi ti ha mandato? Martina oppure Renzi? Quelli che ci hanno rovinato l'Italia. Tiè. Ma poi Martina... No, veramente, sul serio, Martina, quel Martina. Immaginatevi di creare un fumetto sui supereroi, ad un certo punto arrivate alla parte dei villain e dovete realizzare il design di un losco figuro pianificatore che cerca di manipolare tutti. Immaginatevi, il cattivo in questione ha l'espressione di Martina, farebbe ridere i polli, ha il carisma del tofu. Ok ragazzi, ci siamo divertiti con questi meravigliosi interventi. Come vi ho detto prima, li ho selezionati fra 100 condivisioni. 100, non 200.000. 100. Capite come si stanno muovendo i social? Capite come sta funzionando attualmente l'elettorato italiano? Meraviglioso. Sono dati importanti. Sono dati importanti. Se volete gustarvi una mia vignetta a tema Sanremo e la vittoria di Mahmood e quella che è la reazione del nostro capitanissimo Salvini,
vi consiglio di andare nel link in descrizione. Troverete la mia vignetta pubblicata presso la rivista online Il Valore Italiano. Avete notato la mia maglietta, che figata? La trovate su Pampling, link in descrizione, e se mettete il codice BOBAN15 avete il 15% di sconto. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, noi ci vediamo la prossima volta e ciao!